Allora, buonasera a tutti i coraggiosi che hanno osato, diciamo, sfidare la sfida Fiorentina-Juventus. Grazie di essere qui. Stasera appunto concludiamo questa manifestazione. Per fortuna non sono io, diciamo, l'animatore, il moderatore, ma sarà Cinzia che è venuta apposta da Roma. Cinzia è, diciamo, presidente dell'associazione gemella del Caffè Scienza a Roma. Anche loro organizzano Caffè Scienza e anche i loro eventi possono essere visti su YouTube, per cui sia in streaming, c'è cioè davvero, e quindi potete anche eventualmente partecipare facendo domande, sia come registrazione. E è anche una esperta di teatro scienza, fa appunto esperimenti, iniziative, e quindi c'è da lei volentieri la parola. Buonasera, grazie a Franco Bagnoli e alla biblioteca per ospitarci. E, dunque, io sono Cinzia Belmonte, vengo da Formascienza è un'associazione che raccoglie una serie di persone che sono per lo più provenienti dal mondo della ricerca, ma che in qualche modo, come dire, forse non si sentivano realmente complete all'interno della ricerca. Questo è un po', adesso faccio altro. Diciamo, noi abbiamo iniziato in effetti la nostra attività perché cercavamo, fondamentalmente perché non ci piaceva il tipo di informazione scientifica che trovavamo in giro, ci rendevamo conto che il modo in cui si dava l'informazione era un po' carente. In parte, quello che veniva proposto come metodo di informazione non ci piaceva, e però oltretutto trovavamo un'opinione comune della scienza che non ci piaceva. Quindi, qua io cito, proprio per entrare direttamente nell'argomento, una regista surrealista, che è Noël, che ci spiega perché la scienza non interessa. Lui ci dice: la scienza non tiene conto del sogno, dell'azzardo, del riso, del sentimento e della contraddizione, cose a me preziose. Ora, io sono, ora mi occupo di comunicazione, ma sono stata ricercatrice di economia, e quando leggo queste parole non posso essere d'accordo, e penso che tutti quelli che fanno ricerca non possono essere d'accordo. Però effettivamente c'è questa idea della scienza. Perché c'è questa idea della scienza? Allora, ho fatto questa domanda da $1 milioni. Allora, noi spesso ci raccontano le teorie scientifiche, cioè il prodotto della scienza. Però questi ingredienti, la contraddizione, il sogno, l'azzardo, non si trovano nel prodotto della scienza. Nelle teorie. Le teorie sembrano molto asettiche, sono belle e perfette, almeno così cerchiamo di renderle. Però tutto quel processo invece che porta alla costruzione della teoria è ricco di contraddizioni, anzi la contraddizione è l'anima del processo scientifico. Il sogno, l'azzardo. Allora, la sfida è raccontare questi ingredienti, questi elementi. Ora, in questo senso, diciamo, la creatività, finalmente, diciamo, si vede quella che è la creatività nell'ambito del processo scientifico, che non è qualcosa di, diciamo, non è un talento che appartiene solo a alcuni e chi non ce l'ha non lo può capire. No, la scienza è una parte dell'arte. In che senso? La creatività sta appunto in quel processo, cioè nel fare scienza, perché chi fa scienza in fondo inventa i suoi problemi, inventa le sue ipotesi, deve progettare i suoi esperimenti perché non sa in che modo, cioè deve trovare un modo per forzare la natura a rispondere alle sue domande, e lo deve inventare in questo modo. La natura risponde, ma la natura risponde con dei dati che però non sono fatti certi, scolpiti, sono dati da interpretare. E ci vuole molta fantasia nell'interpretare certe volte i dati. E quindi, inoltre, lo scienziato non vive da solo nel laboratorio, ma sta all'interno di una comunità. E all'interno di questa comunità
diciamo, proprio forse probabilmente nessuno avrebbe mai dovuto progettare un esperimento se non avesse litigato con qualcuno che doveva convincere, e quindi diciamo il fatto che esista la contraddizione è proprio un costituente fondamentale del processo di conoscenza scientifica, quindi il conflitto, il confronto. E quando poi alla fine la comunità scientifica si accorda sull'esito dell'esperimento, allora si arriva a una teoria, e quella effettivamente, insomma, diciamo, almeno è pulita e perfetta. Vorremmo che lo fosse, in realtà non è così, anzi è sempre passibile di revisioni, teorie come il sistema tolemaico, una teoria scientifica bellissima e perfetta che è esistito centinaia di anni prima che a un certo punto qualcuno la mettesse in discussione, perché in effetti una caratteristica delle teorie scientifiche è che possono sempre essere messe in discussione, se no non sono scientifiche. E scusatemi, qui era importante. Quindi la creatività, almeno a mio avviso, questa è un po' la provocazione, sta nel processo e nei metodi. E qui, quindi, questo processo e questi metodi si possono raccontare. Allora, dunque, il punto è che come si impara, come si trova, come si fa ad assaporare questa creatività. Per assaporare questa creatività bisogna praticare scienza, bisogna fare scienza, bisogna metterci, sporcarsi le mani. È un'arte la scienza, non c'è una definizione di metodo che va bene per tutti i contesti, bisogna di volta in volta ingegnarsi, e appunto si dovrebbe imparare come, è un mestiere d'artigianato in fondo. Come si fa a raccontare questo aspetto, questa creatività, questa vivacità, come si fa a raccontarla? Prima di tutto chiediamoci questa cosa, perché non è banale, quindi probabilmente questa è la ricerca che ci aspetta, cioè ci aspetta nel senso che raccontare la scienza fa sempre più parte della nostra vita di tutti i giorni, quindi diciamo sicuramente c'è un aspetto che ci coinvolge personalmente, però secondo me è giusto e importante raccontarla anche nella sua sfida intellettuale, perché il metodo scientifico non è uno strumento tecnico per scienziati, è una conquista del pensiero umano. Quindi va bene, noi siamo, diciamo, l'idea del nostro laboratorio è proprio un laboratorio di ricercazione che cerca che intanto studia e poi cerca anche di elaborare modi per raccontare la scienza in questo modo, diciamo, diverso. In realtà adesso è da parecchio tempo che qualche cosa si sta muovendo. Quindi ci muoviamo in diversi ambiti, quindi si può parlare di comunicazione, di formazione, chiaramente nei laboratori a scuola sarà un po' l'ambito in cui io immagino un laboratorio scientifico, un laboratorio scientifico proprio in cui si possa esercitare il metodo. Non c'è bisogno di andare al CERN di studiare tutta la meccanica quantistica, c'è tantissima fisica, diciamo, del 600, proprio la fisica di base, basta guardarsi intorno, il metodo scientifico è la conquista del pensiero umano. E quindi l'ambito della formazione e della comunicazione è ovviamente molto importante. Ci chiediamo oggi, diciamo, qual è la relazione tra in questo ciclo di conferenze con l'arte, e nello specifico ovviamente con il teatro. Quindi va bene, salto un po' di passaggi, però per arrivare proprio al cuore. Cioè, allora, questi, non so se ci sono degli abitué, però questo ciclo di conferenze è stato molto interessante perché ha visto diverse discipline, diciamo, che si sono interrogate sull'arte e che si sono cimentate con l'arte. Perché? Perché questo rapporto è un rapporto che possiamo leggere in diversi versi, cioè l'arte può essere strumento della scienza per raccontarla, l'arte può essere oggetto di scienza, cioè viene studiata dalla scienza, e poi c'è un ambiguo via di mezzo in cui queste modalità si mescolano. Quindi diciamo, noi ci siamo messi un po' a studiare le varie intersezioni di queste di arte e di scienza. Ovviamente a me quello che interessava era capire se si poteva, dunque facciamola così, esistono degli esempi di che ci convincono, in cui l'arte e la scienza non sono una strumento dell'altra, ma si incontrano in un
qualcosa che deve essere arte e scienza? Questa era la domanda, diciamo. C'è un modo per raccontare la scienza che non faccia diventare il teatro, l'arte, insomma, a servizio della scienza, ma che invece diciamo, riusciamo ad avere un contenuto che sia artistico e contemporaneamente ci racconti, ci faccia vivere quell'ansia creativa, quella scoperta? Questa un po' è la domanda, diciamo, è la ricerca che noi stiamo facendo e cerchiamo anche di capire quali sono gli ingredienti costitutivi. Allora, nell'ambito teatro scienza vi dico subito che in questo senso c'è poco e c'è qualche interessante. Diciamo, io penso che le cose più interessanti siano l'elenco, perché sono state pietre miliari, sono infiniti di Ronconi, che ha l'ambizione di portare il concetto di infinito e quindi la sorpresa che si ha nel pensare, nel ragionare sull'infinito a teatro. C'è Copenaghen, che è un altro testo sulla meccanica quantistica, che ha una caratteristica fondamentale, racconta del principio di indeterminazione. La stessa scena si ripete diverse volte con esiti diversi, o più che con esiti, con modalità diverse, quindi in realtà lui fa un'analogia, diciamo, la struttura narrativa in quel caso è metafora del principio di determinazione, e quindi ci sembrava che in questo senso, diciamo, in tutti e due i versi si fosse creata una buona metafora per un concetto scientifico che ci aiuta a capirlo anche un po', questo concetto scientifico. E quindi, diciamo, questo è, e c'è anche Itis Galileo di Paolo, queste le nomino perché le cito, però diciamo effettivamente se ci pensiamo in teatro c'è tantissima sperimentazione, prima che venga fuori un bel testo teatrale, insomma c'è tantissima ricerca su questo tema, invece le persone che si occupano e che si ci mettono nell'ambito di teatro e scienze sono poche, perché ci sono delle difficoltà chiaramente, perché bisogna sapere un po' di teatro e bisogna sapere un po' di scienza. Quindi l'idea è quella di attivare un laboratorio su questo, diciamo, noi stiamo lavorando da un po', quindi diciamo da qualche tempo che cerchiamo anche, sono molto contenta di essere qui stasera perché mi interesserà vedere questi due spettacoli e capire appunto come hanno affrontato questo problema, perché io non li ho visti, non li conosco e sono curiosissima tra l'altro di vederli, perché appunto nel laboratorio che noi abbiamo, un po' abbiamo cercato di, diciamo, abbiamo un osservatorio, cerchiamo tutte le esperienze analoghe in Europa e in Italia, e quindi diciamo le studiamo in qualche modo, e poi anche diciamo, cerchiamo di capire quali sono i punti, i momenti in cui ci sembra che questo contatto avviene, perché avviene questo contatto. Quindi diciamo una delle cose che secondo me funziona molto bene, ovviamente questa è che se, le teorie, qui forse un po' tardi, però volevo dire questa cosa, che chiaramente quando si parla di teatro una cosa è scrivere il teatro a tavolino, secondo me sul testo scientifico è molto difficile, è una sfida veramente difficilissima. Forse diciamo, un aiuto può essere un laboratorio misto in cui si iniziano a confrontare il modo di ragionare, perché il modo di affrontare un problema per chi fa teatro e per chi invece viene da un ambito scientifico non sono identici, questo si sa, però in parte sono simili, e questo secondo me è la cosa sconvolgente. Quindi diciamo abbiamo provato a scambiare pratiche laboratoriali anziché tra scienziati e artisti, e alcune cose, diciamo, alcuni ingredienti comuni dei due processi, cioè di creazione artistica e di creazione teatrale, li abbiamo trovati, diciamo, sono due elementi che ci sembra possano in qualche modo dare la chiave anche di lettura di un testo alla luce, diciamo, della sua efficacia. Allora, molto spesso, di un testo non solo, ma insomma, anche sono due, come dire, secondo me due pilastri su cui si può lavorare per giocare in laboratorio, sia diciamo, dal punto di vista teatrale, sia dal punto di vista scientifico, perché quello di cui ci siamo accorti, che stiamo sperimentando, sono training di laboratori, workshop, tutto insieme si fa un laboratorio scientifico e si fa un laboratorio teatrale. Due punti fondamentali sono il conflitto e la metafora, cioè due ingredienti di tutti e due i processi creativi. Cioè, il fatto che il processo creativo viene mosso, si muove attraverso il conflitto, e che la metafora è un modo per cambiare punto di vista, diciamo, per trovare una soluzione al conflitto in qualche modo. La metafora in ambito teatrale forse è più banale capire, diciamo, in che modo agisce la metafora aggiunge conoscenza
no? La metafora teatrale, la metafora attraverso cui una situazione di vita viene in qualche modo portata al teatro, in teatro, nell'ambito scientifico la metafora ha lo stesso valore, ha un valore conoscitivo e spesso si trasforma in quello che viene chiamato il modello matematico. Il modello è in fondo una metafora matematica per un fenomeno, nel senso che i matematici ragionano un po' con i numeri, nel senso che ci aiuta a fare previsioni, più comodo, si modellizza, però in fondo, come dire, il primo passo per avere un buon modello è avere una bella metafora. Oddio, esistono anche modelli matematici senza metafora, per esempio il fatto che la meccanica quantistica non si è capita dipende molto dal fatto che non abbiamo una buona metafora per raccontarla. Quindi in realtà, in questo senso, come si vede, fare un laboratorio che sia scientifico e artistico consente probabilmente di trovare delle metafore. Trovare le metafore non aiuta solo chi non conosce la scienza a capire la scienza, ma spesso raccontare le proprie ricerche, i propri studi e metterli in metafora aiuta a capirli. Le proprie, diciamo, questo succedeva molto nella scienza del 600, in cui insomma, non era così distinta la categoria dello scienziato da quella del filosofo, e comunque nel caso Galileo in particolare si pone il problema di spiegare e inizia a lavorare molto sulle metafore. Oggi questa sintesi non si fa più, cioè gli scienziati sono specialisti, sono specializzati nel piccolo segmento di conoscenza che conoscono molto bene, e non c'è più nessuno che fa la sintesi. Questa sintesi oggi abbiamo bisogno di strumenti nuovi per farla, e diciamo la sfida magari potrebbe anche essere quella di uno di questi strumenti potrebbe essere il teatro. Qui c'è una classificazione di cose che più o meno sono diciamo un po' scienza, un po', perché diciamo chiaramente il teatro può essere usato per raccontare, diciamo, anche per costruire una lezione, conoscere un po' di teatro va bene, però noi oggi in realtà ci chiediamo se esiste un'opera artistica che racconta un pezzettino di scienza e che diciamo riesca a creare una buona metafora, una bella metafora in cui diciamo racconti il cuore della scienza, questo è un po' oltre dei contenuti. Qui chiudo diciamo con una frase di uno dei più grandi fisici e divulgatori del secolo scorso ormai, direi, che ci dice che invece, come prima abbiamo visto la parola dell'artista, chiudo invece con la parola dello scienziato, che dice che litiga sempre col suo amico artista. Perché? Perché lui dice: guarda, io sono artista e posso capire quanto è bello questo fiore, e lui dice: ma scusa, anch'io lo vedo che il fiore è bello, però oltre alla bellezza del fiore vedo anche il suo colore, posso vedere la bellezza delle sue cellule, nel senso immaginare la bellezza delle sue cellule e chiedermi e tremare al fatto che ci sia un colore. Questo colore è evoluto così in milioni di anni per attirare gli insetti, e perché è successo, come è successo, queste domande, questi interrogativi diciamo si aprono a partire dalla bellezza del fiore, ma non la consumano, la arricchiscono. Io penso che la cosa migliore qui sia che tu introduca te, diciamo, il tuo spettacolo, perché io non l'ho mai vista, neppure io, per cui sono molto curioso. Allora, non ti serve, perfetto. Non conosco questi ordigni, adunque sarebbe troppo difficoltoso per me menarli. Ora, poiché dispero, sì, ma lei mi sente, io ho voce stentorea, ma insomma. Dunque, poiché dispero che voi sappiate ancora lo nome mio, però che ancora lo nome mio molto non suona, dice Rolvi, io mi sono Galileo di Vincenzio, di Michelangelo, di Giovanni, di Bonaiuto, di Magister Galileus de Galileis. Cotal Magister voi ne calpestate la tomba entrando in Santa Croce, e si fu grande dottore delle medicine presso Cosimo il Vecchio, e adunque fu grande gloria della famiglia mia. Lo padre mio, Vincenzio di Michelangelo, di Giovanni, di Bonaiuto, di Magister Galileus de Galileis, volse che io mi dedicassi agli studi delle medicine, però che recavano discreti guadagni e financo una certa gloria. Essi era musico e non cavava grandi guadagni da questa sua attività, dunque si mise a commerciare di stoffe
e lui fiorentino in questo commercio si trovò in Pisa quando io ebbi a nascere e adunque mi nomano lo scienziato pisano, ancorché sempre io mi firmerò nobile fiorentino. Ma adunque io vedevo che le cose che trovavo scritte sui libri non si corrispondevano a quelle che io vedevo aprendo il gran libro della natura alla pagina delle viscere dei cadaveri. E io trovavo cose ben differenti da quelle che vi erano descritte. E adunque cangiai il mio corso di studi e mi diedi alle matematiche, perché la filosofia gli è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto dinanzi agli occhi. Io dico l'universo. Ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e a conoscere i caratteri nei quali è scritta. E l'è scritta in lingua matematica. E i caratteri sono cerchi, triangoli ed altre figure geometriche. Senza questi mezzi gli è impossibile intenderne umanamente parola. Senza questi mezzi gli è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. E adunque mi diedi alle matematiche. Ma però, come dicevo poc'anzi, le matematiche non si recano gran guadagni. Io fui nomato lettore delle matematiche in Pisa nel 1589 e lo stipendio mio gli era di 60 scudi fiorentini all'anno. Ora, in quanto avevo la dignità di lettore, dovevo financo procurarmi questa toga. Or questa toga la si costa 20 scudi fiorentini, che sono 4 mesi di stipendio. Dunque, io odio questa toga. E ho scritto financo uno capitolo contro il portar la toga, nel quale sostengo che mai sarebbe irsene ignudi come gli animali, in guisa che ognuno fosse imbrogliato dalle false apparenze di una bella toga, magari di velluto o d'ermellino. Però che importa aver le vesti rotte intere, che gli uomini siano turchi o bergamaschi, che se gli dia del tu o del messere, la non istà né rasio né damaschi. Anzi, vuol dirti una mia fantasia, che gli uomini sono fatti come fiaschi. Quando tu vai d'estate all'osteria, alle Bertucce, al Porco, al Sant'Andrea, al Chiassolino, alla Malvagia, guarda quei fiaschi innanzi che tu bea quel che v'è dentro. Io dico quel vin rosso che fa vergogna al greco e alla verdea. Tu li vedrai che non ha tanto indosso che il ferro vecchio gli desse un quattrino. Mostra la carne nuda insino all'osso. E poi son pien di sì eccellente vino, che miracolo non è se le brigate gli dan del glorioso e del divino. Gli altri han quelle vesti delicate, se tu li tasti o son pieni di vento o di belletti o d'acque profumate o son fiascacci da pisciarvi dentro. Questo gli è il capitolo contro il portar la toga. Financo ebbe a morire lo padre mio. Io te ne ho 27 anni e 2 sorelle già promesse spose. La Virginia gli era promessa sposa a Benedetto di Luca Landucci. Ora voi sapete, Luca Landucci è l'ambasciatore del Granduca presso il pontefice. Or, con sì dignitoso cognato, figuratevi qual congrua dote io gli dovea procurare. E adunque dovetti ingegnarmi, perché non certo cavando dallo misero stipendio che aveva come lettore delle matematiche in Pisa. E allora mi ingegnai, e voi cosa chiedereste a uno matematico di farvi? Ma certamente l'oroscopo. Però che chi è che si intende del volgere delle sfere celesti e delle influenze di essi sulla terra? Naturalmente lo matematico, non che io vi creda particolarmente, ma però mi pagano per questa operazione, adunque io ben volentieri mi presto. E così riguadagnai la dote per fare alla mia prima sorella. Ma poi vi fu anche la seconda sorella, che gli era andata in sposa al Taddeo Galletti. Il Taddeo Galletti mi trasse in tribunale insino al 1605, perché però che gli diceva che non l'aveva pagata la dote insino all'ultimo denaro. E adunque io mi industriai e trovai alcuno strumento di grandissimo giovamento per 1000 persone che facessero i più disparati mestieri, dai costruttori financo ai militari, ai bombardieri. E cotesto gli è il compasso geometrico et militare, col quale si fanno veramente le 1000 operazioni. Si possono fare, particolarmente utile per i bombardieri, le conversioni dei materiali, saper, grande difficoltà dei bombardieri risolta da questo strumento, le sono due particolarmente. Voi figuratevi uno cannone, una bombarda, la canna orizzontale
interna, diciamo, tutta pari, quando l'esterno gli è conico, perché l'ha da essere più spesso all'inizio per sostenere l'esplosione della polvere. E adunque, quando gli è orizzontale l'interno, non così l'esterno. E adunque io non posso usare un archipenzolo normale, però che quando gli è diritto mi segna storto. E allora che cosa faccio? Ci ho posto questa zanca. Con questa zanca si fa una giunta, la quale ci permette di mettere in pari l'archipenzolo e fare la misura stando retro alla canna del cannone. Però che innanzi di questo strumento i bombardieri dovevano misurare l'alzo mettendo l'archipenzolo dinanzi all'interno della canna, ma così facendo si ponevano dinanzi alle difensioni e tutti gli nemici gli sparavano innanzi. E adunque molti sono i bombardieri che mi sono molto grati per questo strumento. Ma poi c'è anche altra cosa, la scala metallica. La scala metallica ci fa capaci a cambiare la quantità di polvere a seconda del materiale di che è fatta la palla. Ora il mio bombardiere ha imparato qual sia l'alzo del cannone e la quantità di polvere per fare ire la palla di ferro nel campo degli avversari. Egli ha trovato questo con tanti tentativi, provando e riprovando, e l'ha finito la sua pila di palle di ferro. Adunque deve volgersi alle palle di marmo, che sono ivi. E adunque quanta polvere ci deve mettere? Di più o di meno? E quanta di più e quanta di meno? E adunque se va di nuovo provando e riprovando, e fa presto a rifinire tutte le palle. Adunque con codesta scala metallica noi siamo fatti capaci a fare tutte le debite conversioni e a sapere innanzi quanta sia la bisognanza di polvere. E adunque per soli 7 fiorini veneziani codesto strumento meravigliosissimo può essere vostro. Non vi narro che si può fare la duplicazione del cubo, la trisezione dell'angolo, la quadratura del cerchio, tutti i problemi classici dell'antichità, ma si possono fare veramente le millanta operazioni che non vi sto a dire, ma mi sono cavato finalmente la dote per la seconda sorella. E io ero in Padova, dove ho passato gli 18 migliori anni della mia vita, ancorché io stessi in concubinato con la Marina Gamba e la madre mia gli era assai donna terribile, però che lo padre mio gli ebbe a morire che io avevo 27 anni, ma la madre mia gli lampò 82 anni e gli era, come disse una volta al mio fratello Michelangelo, gli è donna terribilissima, e però gli è assai decaduta e penso ve ne sia ancora per poco, così finalmente finiranno le liti. Voi pensate che si era messa d'accordo col mio fabbricante di lenti per farmi torre le lenti migliori, le quali poi rivendeva cavandone financo un certo guadagno. E adunque gli è ben detto dallo frate mio che gli è donna terribilissima. Ma le lenti, voi forse avete sentito anche voi questa questione degli olandesi? Gli olandesi sì, io non mai ho avuto a mano il tubo degli olandesi, ne ho avuto solo notizia e ho pensato bene che di una sola lente non poteva essere fatto, però che una sola lente tutti sappiamo che può far grandi le cose vicine, ma non mai è bastante per far grandi le cose lontane. E dunque ho pensato che due potessero essere le lenti. E provando e riprovando ho trovato che la combinazione aveva essere che vicino all'oggetto che io ho nomato la lente oggettiva avesse a essere lente di ingrandimento, ma che ingrandisse assai poco, laddove la lente vicina all'oculo, che ho nomato la lente oculare, ha da essere di tutt'altra guisa, ha da essere lente incavata, lente divergente, lente per i miopi, come quella che avevo per Leone X nel Palagio dei Giudici. Ma una lente siffatta e di perfettissima fattura non si trova in nessuna parte d'Europa. Il tubo degli olandesi gli era fatto con lenti da occhiale. Ora, le lenti da occhiale non è grandemente importante che abbiano curvatura massimamente uniforme in tutta la lente, però che con l'occhio voi guardate attraverso piccola porzione della lente per volta, e adunque se la curvatura non è perfettamente uniforme, poco porta a voi sempre adeguate la vista alla porzione che guardate. Ma quando io voglio costruire un'immagine con tutta la luce che attraversa contemporaneamente la lente, diventa massimamente importante che la curvatura la sia massimamente uniforme. E adunque io mi facevo da me medesimo queste lenti perfettissime, la quale poi mia madre faceva segretamente torre. Ma
lo strumento degli olandesi faceva le cose un paio di volte più vicine, 4 o 5 volte più grandi. Il mio strumento faceva le cose 30 volte più vicine, quasi 1000 volte più grandi. E adunque io l'ho volte, sì, primeramente verso le finestre delle donzelle padovane, che vedevo più grande il taglio, ma poi lo vendetti al doge. Però che il doge della Repubblica di Venezia ha grande difficoltà nei suoi mari, però che sono mari infestati d'ogni sorta e risma di corsari e di pirati. E adunque disporre di un oggetto che vi fa capace a vedere le navi altrui 2 ore prima che le possano vedere voi è di grande utilità militare. E il doge fu contentissimo, volse che io rimanessi per sempre in Venezia come lettore delle matematiche in Padova, e voleva che io mi rimanessi lì, ma di lì a poco io me ne tornai in Fiorenza. Gli è vero, ma perché? Perché Fiorenza è la città mia. E io, l'è vero, sono stato bene 18 anni in Padova, ma gran disio avevo di poter disporre del mio tempo a mio agio. E adunque io questo strumento non lo volsi nelle finestre delle donzelle, anche, ma insomma, non tanto, ma lo volsi al cielo e di scoprì cose non mai vedute da alcuno, tenute ascose a tutti per secoli e secoli. Ho veduto innanzitutto che la luna è irta di montagne, è assai più simile alla terra di quanto si pensava. Ho veduto che Venere ha le fasi come la luna, delle volte gli è piena, delle volte gli è mezza, delle volte gli è una falce. Ma di più, quando gli è una falce la si mostra grande, e quando gli è piena gli è 40 volte più picciola. Adunque mostrando che quando gli è piena gli è così per essere dall'opposita parte del sole che noi siamo, laddove quando gli è una falce gli è più grande per essere dalla medesima parte del sole che noi siamo. In una parola, Venere circola d'intorno del sole e non d'intorno della terra, come vanno dicendoli per i patetici. Lasciamo stare queste questioni. Ho discoperto che la Via Lattea non è un fluido lattescente, sibbene una congerie di minutissime, infinite quantità di stelle, non mai discoperte fino ad ora. Ho discoperto che il Sole è maculato. Vi sono macule sulla sua superficie, che si volgono, mostrando che financo il Sole si volge in sé medesimo. E fa una rotazione in 1 mese circa. E poi ho veduto che d'intorno a Giove circolano 4 stelline. Io, per somma devozione alla casata dei Medici, nella speranza che mi dessero un qualche conforto nel farmi ritornare in Fiorenza, le ho nomate prima, seconda, terza e quarta stella Medicea. Medicea sidera, e ciò fu molto apprezzato dal Granduca, che nel vedersi disposto come i dei nei cieli mi fece tornare in Fiorenza in qualità di matematico e filosofo primario di sua altezza serenissima il Granduca di Toscana, insegnante nello studio di Pisa senza obbligo di insegnamento. Stavo molto bene e ho passato degli anni deliziosi, e ho discoperto financo che Saturno gli è tricorporeo. Non ho ben inteso come funga questo negozio, ma ho ben veduto che gli è come circondato da 2 servitori, quasi si fossero di nuovo altri satelliti. Satelliti gli è il nome che gli ha dato il Keplero. Io l'avevo nomate stelle Medice, ma lui gli ha detto che, essendo che questi sono le guardie del corpo del re degli dei, che è Giove, le guardie del corpo sono i satelliti. Adunque così li hanno nomati satelliti di Giove. Gli ha dato fino anche un nome ciascheduno: io, Europa, Ganimede e Callisto. Ma per me rimarranno sempre la prima, seconda, terza e quarta stella Medicea, naturalmente. Saturno gli è tricorporeo, ma non ho ben inteso come funga questo negozio, però che ci sono varie cose, spariscono, poi riappaiono, boh, forse qualcuno ne intenderà meglio facendovi magari cannocchiali ancora più perfettissimi del mio. Ma voi sapete che le cose non si vanno sempre per il verso giusto, e adunque mi dicono che io morrò condannato da Santa Chiesa, e l'ossa mie saranno poste in un luogo negletto, nel retro della sagrestia di Santa Croce,
in cui sa che ognuno possa venire lì a farmi una prece, un'orazione, portarmi un fiore, e in quel luogo negletto e trascurato rimarranno per quasi uno secolo. Infine al 1737, quando l'ultimo granduca de' Medici, Gian Gastone, famoso peraltro per i suoi gozzovigli, tra i suoi gozzovigli trovò finalmente il modo di far traslare le mie ossa da quell'angusto e misero rifugio dove si erano, in quel più augusto mausoleo nel quale si trovano ora, entrando in Santa Croce sulla sinistra. In quell'occasione sarò trattato come uno santo, e molti saranno che vorranno trarre ossa da tenersi come reliquie. E adesso io posso con difficoltà deambulare, però che tengo la quinta vertebra lombare in Padua alla mostra di tutti, e mi furono tratti financo digiti e costole e denti. E nel palagio dei giudici, poc'anzi ricordato, dove si tengono raccolti tutti i miei cimeli, e vi sono alcuni di questi digiti. In particolare ve n'è uno, in una colonna con un'iscrizione in latino grandissima, la quale dice: questo essersi lo digito indice della mano destra, col quale il gran maestro ebbe a indicare tutte le novellità di scoperte nel cielo, ascose a tutti per secoli e secoli, in guisa che il messaggio fosse: volgete gli occhi al cielo, umane genti, non siate come porci in brago, sempre a mirarvi i vostri piedi. Adunque questo aveva essere il messaggio. E però lo secolo era passato, insomma, era un po' di confusione, trassono vari digiti, ma insomma quello che mostrano come digito indice non si è lo digito indice, sebbene lo digito medio della mano destra, che non ho ancora inteso quale altro messaggio lasci all'umanità futura. Mi sia fatta licenza di ritirarmi. Un po' le biografie, un po' i testi di Galileo stesso, il dialogo, i discorsi, il capitolo contro il portar la toga, più che altro proprio i testi galileiani, e anche un po' di carteggio e qualcosa sulla biografia. Questa cosa della mia madre nostra e donna terribilissima si trova sul carteggio, per esempio, si trova di tutto, insomma, la vita quotidiana è ben indagabile sul carteggio di Galileo. Senti, ma tu, il tuo rapporto con la scienza, come nasce e come si sviluppa? Io insegno matematica alle superiori, però ora faccio il dottorato in storia della scienza, quindi sono in congedo, ma collaboro con il Museo Galileo per queste attività didattiche e divulgative. E ho risposto, non so qual era, sì, no? Cioè, sì, ho una formazione scientifica
e nessuna formazione teatrale, se era quello che volevi sapere. Avrei un futuro. Avrei un futuro. Allora, scusate, la formazione, invece appunto l'idea di raccontare di Galileo, di vestirne i panni, quindi addirittura con la sua toga. Certo. Questa c'ha una lunga storia, questa faccenda risale a quando, che anno era, 96, 95-96, che c'era un ente all'epoca che si chiamava il Museo dei Ragazzi, che aveva istituito una serie di interventi in costume. Galileo al Museo di Storia della Scienza, poi c'era Vasari in Palazzo Vecchio e c'era Solimano il Magnifico allo Stibet. Poi non so, finì l'esperienza del Museo dei Ragazzi, ma Galileo al museo è rimasto e ha avuto le sue evoluzioni, diciamo, indipendenti. Credo ci sia ancora anche Vasari al Palazzo Vecchio, vero? C'è. Però Solimano non c'è più, non credo che c'è. C'è qualche altra domanda, curiosità? Andiamo. A volte le figure dello scienziato e dell'inventore sono sovrapponibili. Leonardo, ad esempio, era uno scienziato e al tempo stesso un inventore. Lo stesso si dica di Galileo, Galvani, Volta. Ma molto spesso l'inventore non ha basi scientifiche, non fa studi teorici e si concentra sul lato pratico che la sua invenzione deve avere. Con questo approccio diverso, molto spesso certe invenzioni hanno avuto una gestazione lunghissima e poco documentata scientificamente. Edison era un inventore. Rifiutava ogni approccio scientifico e si fidava solo della sua intuizione pratica. Ma, a parte questi grandi nomi, parecchi inventori sono oscuri, sconosciuti. Eppure tutti i giorni, anche più volte al giorno, si usano oggetti inventati da qualcuno. La spilla da balia, ad esempio. La penna stilografica. Addirittura la macchina da cucire furono inventate dalla stessa persona. Un certo Walter Hunt di New York. La cerniera lampo, croce e delizia dei nostri tempi, fu inventata da Elias Howe, rivale del suddetto Walter Hunt. Eh sì, a proposito della succitata macchina da cucire, Howe ne progettò una migliore di quella di Hunt e si fecero casa. Ma anche oggetti ancora più semplici, come i fazzoletti usa e getta. I sacchetti di carta. I coni gelato. Già, i coni gelato. Per noi sono una cosa comune. Li abbiamo sempre visti, ma quando hanno cominciato ad essere usati e perché? Il gelato è un'invenzione abbastanza antica e si serviva in genere in recipienti di vetro. Poi, in epoche più recenti, venne usata la carta, che però si bagnava e diventava tutt'uno col gelato. Che schifo, eh? Ma a quanto pare un genio italico... Oddio, genio italico. Gelataio italico, senz'altro. Ma l'intuizione l'ebbe per motivi pratici. Ed economici. Il nostro gelataio italiano, ma residente a New York... Che in questo caso ha anche un nome e un cognome. Italo Marchioni di Vodo di Cadore. Nel 1896, stufo di perdere un sacco di bicchieri di vetro che servivano per dare il gelato ai clienti, pensò bene di servirli in cono di biscotto, che i clienti si potevano mangiare. Poco tempo dopo mise su una fabbrica di coni e cialde e nel 1903 brevettò il macchinario per la loro produzione. Anche questa volta però ci fu una causa per la paternità dell'invenzione tra Italo e i due ex soci. Per le invenzioni di una certa importanza succede sempre così. Pensiamo a Meucci e a Bell. A Marconi e Tesla. Già, Nikola Tesla, scienziato e inventore, con l'aggravante per lo scienziato di non aver lasciato nessun tipo di documentazione scientifica. Ma meglio così, negli ultimi anni della sua vita lavorava a raggio della morte. A parte il fatto che gli si sono attribuite un sacco di panzane. Il personaggio si prestava, schivo, scontroso, fortemente idiosincrasico, anche se dotato di una indubbia genialità. Lavorò per Edison, Westinghouse. Era sicuramente un genio
Inventò moltissime cose e ne ipotizzò altre. Ma c'era in lui un granello di follia. Comunque, tutti i grandi inventori questo granello di follia l'hanno avuto. Sicuro. Mentre i piccoli inventori. Che piccoli inventori? Quelli che hanno inventato le cose comuni che usiamo sempre. Il cucchiaio. Chissà chi l'ha inventato e quando? Sicuramente all'età della pietra. Davvero? Certo. La mamma dell'età della pietra faceva il brodo, lo versava direttamente sulle mani messe a coppa dei suoi figliuoli che, ustionandosi, lo bevevano direttamente. Chissà che male. Anche per questo i ragazzi il brodo non lo sopportano. È un retaggio ancestrale. E allora? Uno dei figli più furbi, stufo di ustionarsi le mani, inventò il cucchiaio. Ah sì? E poi? Il figlio furbo faceva tenere il brodo ai fratelli e lui lo mangiava da cucchiaio. Interessante. Ma dopo un po' i fratelli, stufi di bruciarsi due volte, cominciarono a pretendere di fare a turno. Bello. E come andò a finire? Andò a finire che il fratello furbo inventò anche la scodella. E fu l'inizio della cucina, come la intendiamo noi. Ma anche ai giorni nostri ci sono invenzioni continue. Che si affermano nell'uso quotidiano e noi ci abituiamo ad usarle senza pensare a chi le ha ideate. A me, per esempio, mi fa impazzire quel divisorio mobile, no? Che si usa in banca, le poste, no? Dove insomma si deve fare la coda, no? Già, davvero una bella idea, anche se mi fa un po' ridere pensare come hanno fatto a farla. Perché? Secondo te come l'hanno fatto? Dai, hanno preso un cartello stradale mobile e l'hanno segato. E poi? E poi hanno smontato qualche cintura di sicurezza dalle macchine in sosta. Te pisti. D'altronde, da che mondo è il mondo, il progresso ha richiesto le sue vittime. Sì, questo è proprio vero. Gravità nasce quando l'elemento è posto sopra l'altro elemento più sottile di lui. Gravità è causata dall'uno elemento tirato nell'altro elemento. Sempre la cosa lieve sta sopra alla grave, essendo in libertà l'una e l'altra, la parte più lieve dei corpi si fa guida della più lieve. Come se il centro matematico fosse sufficiente a essere il polo della bilancia, la ventilazione non accaderebbe mai in tal bilancia. Del monte che tiene il nome del grande uccello, piglierà il volo il famoso uccello, riempirà il mondo di sua gran fama. Mo. Allora Leo, che si combina oggi? Si fa la tartaruga a pedali, in mulina acqua, la bicicletta? Io vidi, andando a Fiesole, sopra il logo del Barbiga, nel 5 di 14 di marzo, il cortone, uccello di rapina. E allora? Questo a gran larghezza d'ala, il vento battendogli sotto lo spinge in alto e lo fa volare. Bene. Quando l'uccello si vorrà voltare alla destra o a sinistra, allora esso batterà più bassa l'aria onde essa si vorrà voltare, e così l'uccello torcerà il moto di rieto all'impeto dell'aria che più si mosse. Sì, d'accordo, ma questo cosa vuole significare? La scienza strumentale, ovvero macchinale, è nobilissima e sopra tutte le altre utilissima, con ciò sia che mediante quella tutti i corpi animati hanno moto, fanno tutte le loro operazioni. Senz'altro è tutto giusto, ma dove tu puoi arrivare? Voglio costruire un uccello meccanico per far volare un uomo. Bile,
E come? L'uomo nei volatili ha da stare libero dalla cintura in su per potersi bilicare, come fa in barca, ciò che il centro della gravità di lui e dello strumento si possa bilicare e trasmutarsi dove necessità il domanda. Sì, 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 va bene, ma come la fa la macchina a portare l'uomo in cielo? Piglierà il primo volo il grande uccello sopra del dosso del suo magno cecero. Sopra del dosso del suo magno cecero, Leo, ma che sicuro? No, no, intendimi, quel corpo che più si condensa, più si fa grave, come l'aria nelle palle a vento. Ma se così è, perché sta il ghiaccio annoto sull'acqua che è più denso che essa acqua? Cosa c'entra il ghiaccio che galleggia nell'acqua? Qui si tratta di buttarsi nel monte cecero, mica di buttarsi in arno. E anche codesto non sarebbe mai nato da furbi, sai? Perché lui cresce nel risolversi. Perché l'alie sono più veloci a premere l'aria che l'aria a fuggire di sotto l'alie. L'aria si condensa e resiste al moto dell'alie. Il motore desse alie, superando la resistenza dell'aria, si leva in contrario il moto dell'aria. E l'alie a me chi me ne dà? Io costruirotti delle alie per sostentarti in aria. Non sarebbe meglio che tu mi costruissi una bicicletta? Così che da Pietro a casa tua ci metterei un marino. Se possibile fossi a sospendere la bilancia nel centro della sua gravità, essa resterebbe sempre ferma senza alcuna ventilazione, in qualunque sito d'obliquità essa fosse situata, come farsi vede alla bilancia rotonda. Leo, cosa c'entra la bilancia ora? Tanto lo sai che anche se mi metto a dieta non dimagrisco, ed è costituzione la mia. Essendo in potenza l'uccello di discendere per la linea delle sue aperte aglie e il vento che di sotto le percuote fa il suo retto corso, di reno adunque il discenso di tal uccello sarà per linea media infra la latitudine del corso del vento e la obliquità nella quale prima era l'uccello. Sarà, ma non mi pare mica tanto sicuro. La gravità si causa dall'uno elemento situato nell'altro e si muove per linea brevissima in verso il centro, non per sua elezione, né perché il centro a sé la traga, ma perché il mezzo dove si trova non può resistere. Lei, non sarebbe meglio che tu costruissi un tram? Sempre il discenso obliquo degli uccelli, essendo fatto incontro al vento, sarà fatto sotto vento e il suo moto reflesso sarà fatto sopra vento. Io mi sento più portato a guidare un tram che a guidare un uccello. Domando in che parte del di sotto della larghezza dell'uccello l'aria preme più l'aria che in nessuna parte della lunghezza dell'aria. Io mi domando come ho fatto a entrare in questi asili. Cioè, non potevo fare l'ortolano con mio babbo, no? Il nibbio e gli altri uccelli che battono poco l'aria vanno cercando il corso del vento e quando il vento regna in alto essi fiano veduti in grandi alture, se regna basso essi stanno bassi. Coi tram poi potrei portare un mare di gente da Pietro a Firenze e se potrebbero fare soldi, dai. A dei 15 del detto aprile ebbi Ducati 25 d'oro dal camarlingo di Santa Maria Nova. Va bene, allora potrei fare una società onlus per i vecchi. Tutti gli uccelli che volano a scosse si levano in alto col loro battimento d'ali, quando calano si vengono a riposarsi perché nel loro calare non battono le ali. E quando piove, come si fa? Oh, sempre il moto dell'uccello debba essere sopra le nugoli, a ciò che l'aria non si bagni per riscoprire più paesi e per fuggire il pericolo della revoluzione dei venti infra le foci dei monti, di quali sono sempre pieni di gruppi e retrosi di venti. E oltre a di questo, se l'uccello si voltasse sotto sopra, tu hai largo tempo a rivoltarlo in contrario, con i già dati ordini, prima che esso ricaggia alla terra. Come vuol dire che l'uccello si rivolta sotto sopra? Se la punta dell'aria sarà percossa dal vento e che esso vento entri sotto a tal punta, allora l'uccello si trova in disposizione
da essere rovesciato. Non mi ci vorrà il brevetto di volo. Dunque tu, speculatore dei volatili, non mettere nella tua calcolazione tutta la grandezza dell'aria in nota, diverse qualità d'aria in tutti i volatili. Oddio, speculatore, io volatili li ho mangiati qualche volta sulla polenta, ma devo dire che preferisco le salsicce, sai. Se l'uomo nota con le braccia ugualmente inverrevanti, e la persona sia diritta a esso levante, a levante sarà il moto di detto notatore. Ma se il braccio tramontano sarà più lungo moto che il braccio meridionale, allora il moto della sua lunghezza sarà a greco. E se il braccio destro sarà di più lungo moto che il sinistro, il moto dell'uomo fia scirocco. Leo, deciditi, mi devo buttare dai monti Cesero o mi devo buttare in aria? Tale infizio fa l'uccello con le ali e coda infra l'aria, quale fa il nuotatore con le braccia e gambe infra l'acqua. Perché l'aglie hanno a remare in giù e all'indietro per sostenere lo strumento in alto e che esso cammini innanti. Io potrei fare che il piè che preme la staffa fossi quello che oltre al suo ordinario orifizio tirassi in basso la lieva, ma questo non sarebbe a proposito nostro, perché noi abbiamo bisogno che prima si innalzi o discendi la lieva a ciò che l'aria nel gittarsi innanzi e levarsi in alto possa mettere in fra l'aria per taglio, perché se così non facessi la faccia delle aria percoterebbe nell'aria, impedirebbe il moto e non lascerebbe portare innanzi all'impeto l'uccello. Mi ha fatto venire mal di capo. Posso dire onestamente di aver capito tutto, proprio tutto, eh? Il predetto mio uccello si deve con l'aiuto del vento levare in grande altezza, e questo fio la sia sulla sua sicurezza, perché ancora che gli intervenissi tutte le antidette rivoluzioni, esso ha tempo a ritornare nel sito delle qualità, purché le sue membra siano di grande resistenza, a ciò che possino sicuramente resistere al furore e impeto del discenso, e le sue giunture di forze mascherecci e le sue nerva di corde di seta cruda fortissima, e non si impacci alcuno con ferramenti, perché presto si schiantano nelle loro torture o si consumano, per la qualcosa non è da impacciarsi con loro. Quindi non devo pedalare. Quando l'uccello che sta nel sito della qualità menderà il centro della resistenza nell'aglie dirietro al centro della sua gravità, allora tale uccello discenderà col capo di sotto. E quell'uccello che si trova nel sito delle qualità avrà il centro della resistenza delle aglie più innanzi che il centro della gravità dell'uccello. Allora tale uccello caderà con la coda volta verso la terra. In tutti i modi io non mi sento tanto sicuro, Leo. Ma tu che vivi di sogni, ti piace più le ragioni sofistiche, le barerie dei parlari, delle cose grandi e incerte, che delle certe naturali e non di tanta altura. In effetti mi piacerebbe rimanere i piedi per terra. Può accadere la rovina di tale strumento per due modi, dei quali il primo è del rompersi lo strumento, secondario fia quando lo strumento si voltasse per taglio vicino a esso taglio, perché sempre debba discendere per grande obliquità e quasi per la linea delle qualità. Questo era meglio se non me lo dicevi, guarda. Senza dubbio tal proporzione è della verità la bugia, qual è dalla luce le tenebre. Perché la mente nostra, ancora che li abbia la bugia per quinto elemento, non resta però che la verità delle cose non sia di sommo nutrimento degli intelletti fini, ma non di vagabondi ingegni. Me lo diceva sempre anche mio babbo, non fare il vagabondo. Il polo della spalla degli uccelli è quello che è girato dagli muscoli del petto e delle schiene, e di cui si genera la discrezione d'abbassare o alzare il gomito a secondo la volontà e necessità dell'animale che lo muove. Alzare il gomito mi riesce benino, eh? Quando l'uccello cala, allora il centro della gravità dell'uccello è fuori del centro della sua resistenza. Quando l'uccello cala è un bruttissimo segno, secondo me. E se l'uccello vuole innalzarsi, allora il centro della gravità sua resta indietro al centro della sua resistenza. Mi sa cambiare. Io concludo che per lo alzare degli uccelli senza battimento d'ale non nasca altro che mediante il loro moto circolare infra il moto del vento, il quale moto, quando si parte dall'avvertimento
del sovento viene declinando insino al sito dove si crea il moto reflesso. Sarà, ma io preferivo la bicicletta. Bah, che dove l'uomo in sei braccia ad altezza cadendo non si faccia male, cadendo così in acqua come in terra. E queste baghe legate a uso paternostri s'avvolgono altrui addosso. Se cadi da della baga doppia che tu tieni sotto il culo, fa che con quella tu percuoti in terra. Sì, ma il culo è mio. Sempre la parte più grave dei corpi è quella che si fa guida del loro moto. Non era la testa. La parte più grave dell'uccello che discende sempre sarà dinanzi al centro della sua magnitudine. Ho capito, ci metterò due o tre guanciali. Questo è fatto per trovare il centro della gravità dell'uccello, senza il quale strumento, poca vantudine, avrebbe il suo strumento. Sì, sì, ma era meglio la bicicletta. Mi dico giù da in monte, cece, un due palletti, meglio di Maspes. Piglierà il volo, il grande uccello, sopra del dosso del suo magno cecero, empiendo l'universo di stupore, empiendo di sua fama tutte le scritture, gloria eterna al nido dove nacque. Mo, speriamo. E perché questo frittino come lo vediamo? Muoviti, ingozzati, andiamo! Certo che questo tuo amico è stato proprio gentile ad invitarci sul suo peschereccio. Com'è che si chiama il tuo amico? Paolo, ed il suo peschereccio è uno dei più grandi. Una bella battuta di pesca allo squalo! Allo squalo? Al tonno. Al tonno? Ma sarà grassa se si piglia qualche figlia. Andiamo, via. Ma quale sarà il peschereccio di Pietro? Si chiama Paolo. Il mio amico si chiama Paolo. Non dobbiamo fare tardi in nessun modo. Vabbè, speriamo non sia questo, eh. Ma dove sarà? Ce ne sono mille, cento, tanti. Deve essere laggiù per forza. Meglio correre. Dobbiamo assolutamente trovarlo prima che salti. Ma chi? Paolo! Paolo Sarpi, Venezia, 14 agosto 1552. Venezia, 15 gennaio 1623. Teologo, astronomo, matematico, fisico, anatomista, letterato e polemista. Fu tanto versato in molteplici campi dello scibile umano da essere definito oracolo del secolo. Pietro, che diavolo è successo a questo termoscopio? Perché? Come perché? Non si legge nulla.
Io ho fatto come mi aveva detto lei. Prendere una ampolla di vetro contenente aria in depressione, che attraverso un capillare graduato si è inserita in una brocca contenente vino. Il livello del liquido del capillare indicherà la temperatura dell'aria. Questo lo so, te l'ho detto io. Ma com'è che non si vede il vino nel capillare? Ma eppure ho messo tutto quello e mi ha detto lei. Proprio tutto? Sicuro? Anche il vino. Ma che vino? Ma è leggibile. Forse dovrò rivedere la cosa. Scusi padrone, ma cosa doveva leggere? Vedi questa tacca graduata? Mm. Questa segna la temperatura dell'aria, ma il capillare sembra vuoto. Perché dentro il capillare cosa ci doveva andare? Il vino. Il colore rosso del vino avrebbe indicato l'altezza della temperatura. Il colore rosso? Invece ho messo la vernaccia. La vernaccia? Ma la vernaccia è bianca. Lo so, ma gli piace tanto a lei. Ma non lo devo mica bere il vino, lo devo vedere. Scusi padrone, non l'avevo capito. D'altronde lei il vino lo apprezza parecchio, ma a bere, non a guardare. Cosa c'entra codesto? Qui si tratta di uno strumento scientifico. Uno strumento scientifico? Col vino? Col vino, perché ci dovevo mettere l'acqua? Ha messo l'acqua anche nella bilancia. Cosa c'entra? Era per pesare la densità dei corpi come fece Archimede. Va bene, ma con lei non si sa mai. Come da quando la fece il gran gelato. Il gran gelato? Sì, se lo ricorda, era sempre a parlare del gelatone. Ma che gelatone? Gelatone, la gelata, l'elmo, con il telescopio incorporato per guardare Giove dalle navi. Ah, sì, fu quando credo che volesse friggere il povero Giovanni. Come friggere il povero Giovanni? Ma sì, se lo ricorda, lo prese quel pentolone tondo, lo riempì d'olio, poi ci mise dentro Giovanni e la pentola a capo. Era un sistema per far oscillare l'osservatore in senso contrario al moto marino. Ne avere sempre Giove in vista. Sì, sì, ma il povero Giovanni sembrava in pentola. Ma che pentola? Era l'unico sistema per non perdere di vista Giove quando il mare era mosso. O quando stava al buio a disegnare il sole. Quello sì che era buffo. A me mi sembrava strano che per guardare il sole ci volesse il buio. Perché così si proiettava l'immagine su un pezzo di carta e si disegnava il sole senza farsi male agli occhi. Ma quando guardò la luna la prima volta? Una bella esperienza. Me lo ricordo, era eccitato come un bambino. Sembrava di esserci. Feci tutti i disegni delle fasi, dei crateri, le montagne, le pianure, la mappai tutta. E la scrisse anche Pippo Po di Librone, come l'era intitolato? Sidereus Nuncius. Che vorrebbe dire? Annunciatore celeste. Senta padrone, io non te l'ho mai chiesto, ma perché lei che la parla tanto bene in toscano ha scritto dei libroni in latino? Oh bella, perché è la lingua che gli scienziati di tutte le nazioni capiscono perfettamente. Per questo la capiscano bene anche i preti, e questo non è stato un gran bene. Non hai torto su questo. Ma purtroppo è difficile essere troppo avanti, si corrono dei dischi. E quando la si mise a giocare con le palline? Quando mi sono messo a giocare con le palline? Sì, le facevano rotolare, no? Su quell'asse, quando passavano, suonavano tutti i campanelli. E il moto dei corpi e gli spazi percorsi sono direttamente proporzionali al quadrato dei tempi. Ma codesto non lo so, so che c'era un grande scampanellino. E forse la distanza che un corpo uniformemente accelerato ha percorso in un istante dato dall'inizio del suo moto è proporzionale al quadrato dell'intervallo di tempo trascorso da quando è stato lasciato libero di cadere. Sì, sì, come lavora, ma sembrava di essere in chiesa quando il prete dice messa solenne. È stato molto utile l'uso del campanello, unitamente a quello dell'orologio a acqua. Bello, anche quello. Però non sono mai riuscito a sapere l'ora. Perché non era stato fatto per questo. Per l'ora potevi guardare la pendola in salotto. Insomma, ero curioso di capire come la facesse lei a capire che ora fossi. Non lo sapevo allora, ma misuravo la distanza e il tempo trascorso. Papio Morera mi fa schiantare, è capace di chiudersi a scrivere e a studiare per una settimana di seguito, poi la sorte la va a far l'orto con un contadino di birra. Il lavoro è una cosa nobile e importante, poi ogni tanto bisogna divagarsi. Già, come quando la scriveva le commedie. Roba antica, ero studente a Pisa. O le poesie. O quelle lasciamo stare, ero da poco stato nominato dal Granduca. A me le mi garbavano, parecchio, altro del latino. Robuccia, tanto per divertirsi e prendere un po' in giro chi si prendeva troppo sul serio. Sì, 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 ma quella sul Ponte Vecchio era un portento. Lascia fare, è passato tanto tempo. Via, se il padrone, solo un pezzettino. Va bene, ma solo la prima strofa. Sì. Or che tuffato il sol nell'onde ispane, ai fiammeggianti suoi biondi capelli, per via mossa raccolte in bei trappelli, sbuca gran moltitudine di
mentale. Questa mi fa sempre ridere tanto. Beato te, a me mi viene una gran malinconia. Via via, padroni nostri, butti giù, mi faccia l'indovinello piuttosto. Tu mi fai perdere tempo. Va bene, via, ma questa è l'ultima volta, eh? Sì, sì, va bene, va bene. Mostro sono io, più strano e più difforme che l'arpia, la sirena o la chimera. Né in terra, in aria, in acqua e alcuna fiera che abbia di membre così varie forme. Parte a parte non ho che sia conforme, più che s'una sia bianca o l'altra nera. Spesso di cacciator dietro ho una schiera che dei miei piè van ricercando l'orme. Nelle tenebre oscure è il mio soggiorno, che se dall'ombre al chiaro lume passo tosto, l'alma da me sen fugge, come sen fugge il sogno alla peril del giorno, e le mie membra disunite lasso, e l'essere perdo, e con la vita il nome. Bella, padrone, ma non indovino nemmeno questa volta, se. Bene, te lo dico io, è il cannocchiale. Bella cosa anche quella. Certo lei la usava per guardare la luna, le stelle, i pianeti, ma io un'occhiatina alle spose di piante ciullari gliela avrei data. Di questo non avevo dubbi davvero. Non avevo dubbi. Seccai una rana, la preparai, la collocai sopra una tavola sulla quale c'era una macchina elettrica, da cui il conduttore era completamente separata e collocata a non breve distanza. Bene, e allora? Mentre uno dei miei assistiti toccava per caso leggermente con la punta di uno scalpello gli interni nervi curiali di questa rana, a un tratto furono visti contrarsi tutti i muscoli degli arti come se fossero stati presi dalle più veementi convulsioni tossiche. Accidenti, e dopo? Ma un altro dei miei assistenti, che mi era più vicino, mentre stavo tentando altre nuove esperienze elettriche, parve di avvertire che il fenomeno succedesse proprio
quando si faceva scoccare una scintilla dal conduttore della macchina. Ma te pensa? Ammirato dalle novità della cosa, subito avvertì me che ero completamente assorto e me costeso da altre cose, ragionavo. Bravo! Mi accese subito un incredibile desiderio di ripetere l'esperienza e di portare in luce ciò che di occulto c'era nel fenomeno. Oh, ti capisco. Ora dunque voglio replicare in pace l'esperienza per annotare tutto e far sì che non ci siano equivoci o disguidi. Disguidi? Perché? L'illustre professor Volta ha messo in dubbio tale fatto. Che gran rompicoglioni. Sostiene l'esimio che le contrazioni dei muscoli non fossero causate dall'elettricità presente nell'animale, ma fossero dovute a un'irritazione dei nervi. E invece, che cosa pensi che siano? Io penso, caro nipote, che l'elettricità venga prodotta e trasmessa dal cervello e controllata attraverso i nervi. Però, interessante. Sicché, secondo te, le ranocchie sono come riempite di corrente elettrica? Esatto. Per me, il muscolo della rana, oltre ad essere un rivelatore sensibilissimo, è anche un serbatoio di elettricità. Sicché un cesto di ranocchie prese in un fosso fanno la stessa corrente di quell'aggeggio che ha inventato Coso, Volta, come l'ha chiamato? Ah sì, Pila. In un certo senso. Pensate come dirude. Ha perso un sacco di tempo per mettere insieme quell'affare. Su, ora basta, fammi tornare al lavoro. Fai. Non ti dispiace se sto qui a guardare. Anzi, mi fa piacere. Così posso relazionarti a quello che ho ipotizzato. Beh, dimmi pure. Per me, ci deve essere una relazione fra elettricità e vita. E ho deciso di continuare a condurre esperimenti su rane per osservare il movimento dei muscoli in relazione alla carica elettrostatica con cui vengono toccati. Se pensi che ci sia una relazione, fai bene. Io credo che esista un rapporto fra elettricità e vita, che ho definita elettricità intrinseca dell'animale, che produce la contrazione dei muscoli. Come? Se si dà corrente a un morto, si fa rivivere? Ma non ne sono proprio sicuro, ma certamente si fa muovere. Beh, mica male. Pensa alle controversie testamentarie. Il nonno morto non ha lasciato testamento e tutti sono nei casini. Col tuo sistema gli si fa una bella scarica e gli si fa fare testamento. Oddio, non mi pare proprio etico. Beh, non sarà etico, ma però può essere molto utile. Sì, ma il movimento è indipendente dal pensiero, è meccanico. Insomma, è un morto che si muove. Allora è un aiuto finanziario alla famiglia. In che senso, scusa? Nel senso che risparmiano su funerale. Invece di portarlo al cimitero con il carro, ci va da sé, a piedi. Meglio che nulla. Sì, va bene, ma ti immagini che traffico, che lavoro poi al cimitero, su no? Anzi, per risparmiare di più, gli possono fare anche scavare la fossa, capisci? E poi chi lo mette nella barca? Ci va da sé. L'unica cosa da fare è imbullettare i coperchi, ma lo possono fare di nuovo. Sì, ma ora, non divaghiamo. Perciò avvicinai io stesso la punta della lancetta all'uno all'altro nervo curiale mentre uno dei presenti faceva scoccare la scintilla. E cos'è successo? Il fenomeno si verificò esattamente nello stesso modo. Insomma, a forza di elettrificare le ranocchie, cosa è successo? Ormai sperimentata in tanti modi l'elettricità che agisce mediante scintille, cercammo con diligenti fatiche se essa esercitasse il suo imperio sul movimento muscolare anche con altre forze e sotto altre forme. Invero, a volte potemmo osservare contrazioni muscolari se il conduttore dei nervi veniva collocato vicinissimo al conduttore della macchina elettrica e il clipeo dell'elettroforo veniva sollevato dal piano resinoso, oppure se il clipeo veniva messo vicinissimo al conduttore della macchina mentre l'elettroforo è abbastanza discosto da detto conduttore senza tuttavia far scoccare alcuna scintilla. Bello. E poi? Scoperte le cose che abbiamo sopra esposto circa le forze dell'elettricità artificiale nelle contrazioni muscolari, mi sembrò la cosa migliore indagare se l'elettricità, che è detta atmosferica, producesse gli stessi fenomeni o no. Se cioè usate gli stessi accorgimenti come le scintille, così anche le folgori suscitassero contrazioni muscolari. E come avete fatto? Innalziamo quindi all'aria aperta un lungo conduttore adatto allo scopo, cioè un filo di ferro, nel luogo più alto della casa e lo isolammo. Dopo? A
questo allo scoppiare del temporale appendevo per i nervi o rane preparate o arti di animale a sangue caldo. Collegammo anche un altro conduttore, cioè un altro filo di ferro alle loro zampe, e questo era lunghissimo e arrivava a toccare l'acqua del pozzo. E dopo? La cosa si svolse come speravamo e proprio come con l'elettricità artificiale. Tutte le volte che balenavano i fulmini, nello stesso momento tutti i muscoli cadevano in contrazioni veementi, molteplici, cosicché proprio come il balenare, la luce dei lampi e i movimenti e le contrazioni muscolari di quegli animali solevano precedere i tuoni e quasi annunciarli. Molto interessante. Sicché se si attacca la rete a un animale grosso, diciamo un cavallo, quello comincia a galoppare. Eh sì, essa può spingere l'elettricità animale medesima a muoversi, ad uscire dai muscoli e a scorrere più velocemente attraverso i nervi e a provocare quindi vivaci contrazioni muscolari. Questa sì che è una bella notizia. Pensa come si potrebbe sfruttare per risparmiare sui trasporti. Come sarebbe a dire risparmiare sui trasporti? Quanto costa un cavallo oggi all'incirca? All'incirca, ma una decina di ducati. E un cavallo morto? Come un cavallo morto? Sì, un cavallo morto. Quanto costerà? Quanto vuoi che costi? Niente, quasi niente. Vedi la genialità della tua scoperta. Invece di puntare 10 ducati per un cavallo vivo, compri per niente o quasi un cavallo morto, gli fichi un elettrodo in bocca, un altro in quell'altro posto, gli dai una bella scarica per 2 o 3 mesi, quello trotto ha un piacere. Veramente non avevo pensato a una simile applicazione. Zio, il tuo sistema rivoluzionerà l'intero sistema dei trasporti. Ma veramente? Zio, il sistema economico mondiale subirà un totale sconvolgimento. Davvero? Sicuro, si dovranno ripensare tutte le soluzioni fin qui adottate per il trasporto terrestre. Dio, non mi sembra di avere... Ognuno dovrà adattarsi a una nuova mentalità più moderna e dinamica. Ma sei proprio sicuro? Il tuo sistema farà crollare il mercato del fieno. Pensi davvero? Certo, il prezzo al barile della Viana sarà irrisorio. Ma va... Zio, tu hai inventato il cavallo elettrico. Ma questa poi... Scienza e natura. Concludiamo con 2 sonetti di 2 autori, uno molto famoso, l'altro non troppo, purtroppo per lui, per noi. Il primo che diciamo è di Dino Targioni Tozzetti, fratello del famoso Giovanni Targioni Tozzetti, librettista di Mascagni, che faceva un mestiere più tranquillo del fratello, era un bibliotecario. Però aveva scritto tanti sonetti in vernacolo livornese e dopo la sua morte gli amici pensarono bene di pubblicarlo. Noi abbiamo preso questo che parla appunto del processo delle invenzioni. Ma che ti gira il capo? Che invenzioni tutti i giorni si sentono inventare? Oggi fra tutti questi talentoni Galileo si farebbe oglionare. Cosa vai pendolare? Baldi coglioni! Quando ci sa vapore in terra e in mare, quando ci sa certe illuminazioni da mandar gas e farsi bugerare, telegrafo, telefono, un è niente, c'è il microfono e poi c'è il magnetismo, roba da far impinconire la gente, c'è l'ipnotismo, non si va più in su. Hanno voglia di inventare l'ipnotismo. Come la botta non se ne inventa più. La seconda poesia, il secondo sonetto è dedicato al telegrafo senza fili e l'ha scritta Vamba, il famoso autore del giornalino di Gian Burrasca, di Ciondolino, di altri testi per ragazzi, che è direttore del giornale dei ragazzi. E quando era redattore del Fanfulla a Roma ci fu questa discussione tra redattori e qualcuno si meravigliò del fatto che a Firenze non esisteva un grande poeta dialettale vernacolare. Vamba, unico toscano, attribuì la cosa al fatto che la lingua popolare fiorentina era talmente cruda, talmente infarcita di parole forti e
quando non addirittura di bestemmie, che sarebbe stato impossibile proporre al pubblico dei sonetti del genere. Per dimostrare questo ne scrisse diversi, poi si divertì, ne scrisse tantissimi, purtroppo sono andati perduti, ne abbiamo pochi esemplari, tra questi abbiamo appunto preso Il telegrafo senza fili, secondo Vamba. Qua giù in Italia si sarà porconi, ladri, spie, farabutti e anche ruffiani, ma in quanto a trovare tante invenzioni, un ci lega alle scarpe a noi italiani. Sia Francia, Spagna e tutte le nazioni che gli esistono in mondo dei cristiani, sanno a inchinare il genio di Marconi che rincoglioni gli americani. Daretta a me, ma che ti fa pochino? Telegrafa per l'aria a mondo boia, mettiamo in caso che tu sia a Torino e tale dama che sia a Pistoia, te un tuffo che affacciati a un finestrino e senza fili tu nida di Troia. Domande, interventi, io sinceramente ricordo le interviste impossibili e devo dire che sono beh, sempre... Oddio. Proprio come quelle, no, ma insomma c'è stata una certa ricerca sui testi. Leonardo, il compare di Leonardo, questo Tommaso che risponde a Leonardo, al quale si è data l'importanza, no, del partner scientifico, è ispirato a Tommaso Masini di Peretola, detto sì, chiamava Zoroastro da Peretola, che è stato in realtà assistente di Leonardo soprattutto quando fece i famosi affreschi in Palazzo Vecchio nella Salone del Cinquecento. Era il preparatore chimico, era quello che gli faceva i colori, che gli metteva insieme i colori. A lui è stata attribuita l'esperienza del primo volo dal Monte Cecero, anche se di questa notizia non si hanno certe prove certe, non sappiamo se è un racconto o se è un'ipotesi che avevano fatto. Lui però era quello che avrebbe dovuto fare il salto. Nel caso di Galileo, il nostro Pietro è quello che per Galileo è stato il costruttore di tutti gli oggetti. Esisteva, era una persona che morì poco prima della morte della figlia Maria Celeste ed era quello che gli costruiva gli oggetti che a lui servivano. Nel caso di Galvani, lo zio Luigi e il nipote Giovanni era Giovanni Aldrini, mi sembra, mi sfugge il cognome, ed è stato come Galvani, oggi si chiamerebbe fisiologo, di fama internazionale, è andato a fare le sue dimostrazioni, perché all'epoca si facevano dimostrazioni pubbliche, a Londra, dove faceva con l'elettricità muovere arti e addirittura cadaveri interi in questi anfiteatri universitari. Per un pubblico non soltanto scientifico, ma anche un pubblico normale, signori e signore del bel mondo andavano a queste dimostrazioni. E a una di queste dimostrazioni c'è andata una signorina che è rimasta talmente impressionata da fare di Galvani e del nipote soprattutto il personaggio di un suo romanzo intitolato Frankenstein o il Prometeo moderno. La signorina in questione era Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, che appunto si è ispirata a Galvani e al nipote per il personaggio del barone Frankenstein. Quindi diciamo che una parte di verità c'è. Ok, grazie. Io prima però di chiedere, scusate, la domanda anche a voi, cioè, il vostro rapporto con la scienza, perché voi invece non lo so, chiedi prima a lui, il mio è pessimo. Il mio è
Il peggio è pessimo. Io sono uno di quelli, apro, cioè, mi si ferma la macchina, apro il cofano, lo guardo, contemplo e poi richiudo e chiamo le entrate. E scusatemi, ma quindi com'è che vi è venuto voglia di, invece di mettere le... La voglia è stata indotta, la voglia è stata indotta. Perché lui la penna della, in questo caso, dei pezzi. Da chi è stata indotta? Da chi è stata indotta? Da una committenza, come spesso succede. Io non sono, non mi definisco uno scrittore, io faccio l'attore. Però ogni tanto, vuoi perché ho una certa facilità allo scrivere, vuoi perché per necessità si deve fare qualcosa, mi capita di scrivere dei testi. Mario Librando, in questo caso il presidente di Zauber Teatro, mi chiese di scrivere dei brani per La notte dei ricercatori, però brani divertenti, brani allegri, dandomi il suggerimento di Leonardo del Primo Volo. Con Leonardo del Primo Volo poi è venuto Galileo e i suoi esperimenti domestici. Infatti si parla solo del cannocchiale, ma si parla soprattutto delle cose che faceva in Acerri lì al Gioiello. E mi ha fatto ridere questa storia di Galvani con le rane e con questo nipote che ha continuato i suoi esperimenti, però in maniera molto più pratica, molto più pragmatica. Appunto, è andata a Londra perché a Londra trovava soldi e mezzi per fare quello che doveva fare. Sì, beh, tutto, capito, sono i corsi e ricorsi della storia, no? In effetti non si inventa nulla, non succede nulla di nuovo. Chiudiamo, ok, no vabbè, io ringrazio tutti, no, volevo solo appunto dire che quindi abbiamo visto due contributi che vengono proprio da due ambiti completamente diversi, cioè Riccardo Pratesi, che invece è dentro all'argomento e che ha poi incarnato quello che è il mito di tutti, di Galileo, e invece dall'altro lato qualcuno che viene a curiosare e che diciamo reinterpreta a suo modo. E va bene, quindi insomma questo un po' chiude il cerchio. Io ringrazio per avermi invitato. Abbiamo due parole per chiudere. Ringraziamo tutti quanti, ovviamente, anche Cinzia, chiaramente appunto anche con Cinzia diciamo rimanete in contatto, nel senso seguite Caffè Scienza, seguite Forma Scienza, mandate se avete contributi, idee. Vorremmo continuare anche l'anno prossimo a fare esperimenti diciamo di questo tipo qua, quindi diciamo, date anche voi il vostro incoraggiamento se potete. E vi ricordo che giovedì prossimo siamo di nuovo qui, questa volta dopo cena alle 9, ci sarà un nostro ricercatore, il nostro amico David Caramelli, no? Sì. Che parlerà del DNA, diciamo delle indagini sul DNA, sul DNA antico e chi siamo, da dove veniamo e chissà forse anche dove andremo. Quindi vi saluto, grazie di essere venuti, di nuovo ringraziamo tutti quanti e diciamo ci ritroviamo sempre o qui o all'SMS di Freddo. Okay.